Buongiorno, benvenuta. Piacere, buongiorno. Prego, grazie. Sì, che sa dirmi qual è il pianeta più lontano che c'è? Qual è il pianeta che viene in mente lontano? Almeno un pianeta, vai! Brave, allora, diciamo che iniziamo abbastanza lontano. Bene. Più lontano o difficile? Va bene, dai, prendiamo Plutone. Allora, facciamo che tutti insieme dobbiamo andare lì. A chi piace la matematica? Va bene, allora a me piace la matematica, comunque. Allora, a chi piace la matematica? Sapete perché ve l'ho chiesto? Perché voi, a chi piace la matematica, sono coloro che voi dovrete costruire il motore, dovete calcolare la distanza, la velocità del viaggio, ci servono dei matematici per arrivare. Ma invece chi è che piace disegnare? Qua è più facile, Bene. Servono anche le persone che sanno disegnare, perché poi dovrete disegnare quello che vedete per chi potrà andare su, per poi raccontarlo a chi arriva. Ma non basta. A chi è che piace scrivere? A me non piace tantissimo, devo dire la verità. C'è qualcuno a cui piace scrivere? Beh, voi avrete un compito importantissimo, perché dovrete scrivere le istruzioni, perché mica è facile disegnare e poi guidare l'astronave. E a chi è che piace parlare le lingue? Sapete che è molto importante imparare altre lingue. Ah, bene, perché voi dovrete parlare con gli alieni se dovessimo incontrare degli alieni. Sapete che è molto importante. A voi però un compito importante. Ascoltare le maestre, ascoltare le mamme e papà, ovviamente imparare, perché se non c'è un po' di lavoro anche da parte vostra, l'astronave non riusciamo a costruire. Pensate se qualcuno di voi che ha deciso, ad esempio, di scrivere le istruzioni, non si impegna e scrive le istruzioni in modo sbagliato. Cosa succede con l'astronave? Che non parte. Allora, io vi auguro davvero a tutti e a tutte buon anno, mi raccomando, lavorate sodo, perché lavorando sodo che si riescono a fare le cose, e non abbiate mai paura di sbagliare, perché pensate, la prima volta che fate un salto, provate a fare un salto in lungo, dovete fare la rincorsa e tornare indietro, non un pezzettino, e magari non è detto che la prima volta che fate il salto lo fate giusto, non scoraggiatevi mai, anzi, è ogni tanto sbagliando che si impara, quindi mi raccomando, fate i bravi, ascoltate le maestre, le mamme, i papà, e soprattutto metterci tanto impegno. Capiterà di sbagliare, ma non scoraggiatevi mai. Quindi grazie a tutti, grazie alle mamme, ai papà e soprattutto agli insegnanti, ai dirigenti, tutti coloro che ogni giorno rendono questa scuola possibile, e buon anno! Thank you.